Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo con la rubrica criptaggi, dopo un'assenza abbastanza lunga e vorrei parlare di un tema abbastanza delicato, vale a dire una delle gang più pericolose e feroci che ci capita di incontrare per strada. I motociclisti. Adesso, chiunque sappia, abbia seguito le altre puntate della rubrica, sa che noi traiamo spunto per queste ciofeche di video da esperienze personali, episodi, notizie di cronaca, bla bla bla. Così è stato per i fischi di Hamilton, rivolti a Hamilton, o discussioni su Padre Pirro che ha intavolato il nostro Verce, e così è stato per il video in cui ho trattato dell'Alfa Romeo Giulia. Stavolta invece cos'è che origina questa puntata? Essenzialmente le mie esperienze per il traffico di Roma e in particolare una delle ultime. Sia chiaro, questo non è un video, e ripeto, non è un video del classico coatto romano che scende dai sette colli brandendo la clava e urlando ai nemici improperi? Vabbè, fate voi, dialettici tipo Aò, mortacci tua, te stronco i reni, te spezzo, Aò. Più varie frasi carine e coccolose del dialetto romano che preferisco non riportare in questo video. Questo video in realtà sarà una trattazione abbastanza calma di questo argomento. No, calma nemmeno tanto. Però di certo non è una coattata. Partiamo da un presupposto. Qual è il problema? Che buona parte dei motociclisti che girano per strada sono degli stronzi. Essenzialmente è questo. Adesso, il 90% delle persone che stanno guardando questo video, probabilmente anche il 95-100% delle persone che stanno guardando questo video, potranno dire: e perché gli automobilisti no? E avete ragione, perché effettivamente non si può dare torto. Però in uno mai visto, perlomeno raramente ho visto degli automobilisti che dopo aver fatto una palese cazzata non hanno fatto nemmeno in tempo a compilare il CID, aspettare l'ambulanza o venire caricati, non lo so, nella bara per andare all'obitorio, che già stavano su gruppi di dubbia imparzialità e utilità sociale a lamentarsi degli altri, quando magari per stilare il verbale i vigili urbani avrebbero fatto prima a elencare cosa hanno rispettato nel codice della strada piuttosto che cosa non hanno rispettato. Il comportamento dei motociclisti essenzialmente è questo, di molti motociclisti, non sto facendo un discorso generale, ci sono ovviamente le eccezioni, però mi è capitato di dover avere a che fare, in maniera anche troppo ravvicinata, con persone che si sentivano assolutamente al di sopra del codice stradale, nel senso, noi siamo motociclisti, devi stare tu attento a noi, se ci tocchi sei morto. E adesso non voglio prolungare questo video, non voglio riportare episodi, perché sono sicuro che chiunque abbia vissuto un'esperienza del genere per strada con qualcuno che portava un mezzo a due ruote. Vorrei solo riportare una frase che ripete spesso un mio amico, istruttore di difesa personale, vale a dire che gli artefici della nostra sicurezza siamo noi stessi. Quindi penso di aver detto tutto in questa maniera. Quindi, se tu, un motociclista, ti affianchi a una macchina sulla destra e questa macchina ha già messo la freccia per svoltare a destra e ti viene addosso, è colpa tua. Se tu, un motociclista, passi tra due auto in autostrada che si stanno superando fra loro e tu passi esattamente nel mezzo e poi ti ritrovi, insomma, a grattare, ti ritrovi a, diciamo, a lasciare scaglie di culo sull'asfalto, è colpa tua perché lì non ci devi passare. Se tu, un motociclista, su una strada di qualsiasi genere ti ritrovi ad andare a 150-160 all'ora e per qualsiasi difetto della strada, che può essere una chiazza d'olio, una chiazza d'acqua, un detrito, una buca nemmeno particolarmente profonda, finisci per terra e ti fai male, è colpa tua perché lì a 160 non ci dovevi andare. Se tu, motociclista, scavalchi tutta una fila di auto
a velocità folle e poi incorci contro uno che doveva girare e praticamente passi da finestrino a finestrino, lì è anche colpa tua. Quindi per concludere, prima di scagliarvi contro chi magari vi ha fatto cadere, prima di andarvi a lamentare su un gruppo o su un blog o comunque prendervela con altri che magari non rispettano perfettamente il codice della strada ed eravate voi in palese infrazione. Pensateci, perché mentre noi magari, noi automobilisti, ci possiamo fare male, ne usciamo con qualche frattura magari, con qualche contusione, o magari non usciamo esattamente sani, voi correte più rischi. Non state in pista. Se cadete vi trovate contro un palo, contro una panchina o contro una cabina telefonica. Anche adesso le stanno smantellando tutte perché insomma con i cellulari sono abbastanza inutili. Detto questo, io vi invito a farci sapere che cosa ne pensate voi sull'argomento. Si spera con toni molto pacati. Mi piacerebbe avere dei mezzi più adatti, programmi un pochino più di nicchia per poter fare una di quelle cose carine che fanno nelle pubblicità, tipo rispondete a questo hashtag oppure contattateci a questo indirizzo o anche, non lo so, siamo disponibili a questo indirizzo email, cose del genere. Io purtroppo essendo essenzialmente uno con un computer che fa video, il massimo programma che so usare è Paint, mi limito a mostrare sempre il solito foglietto con l'hashtag e vi rimando al prossimo video. Fate i bravi per strada.